Oggi per Letteratura in 10 minuti parliamo di Matteo Maria Boiato. Nato a Scandiano, siamo nel territorio di Reggio Emilia, nel 1441, e vissuto fino al 1494, morto proprio a Reggio Emilia. Un autore del quale per parlare bisogna precisare qual è stato il ruolo della Corte degli Estensi. La Corte degli Estensi a Ferrara è stato un centro propulsore dell'Umanesimo e del Rinascimento. In essa c'è molta cultura, c'è una ricca biblioteca, c'è una grande voglia di ascoltare quello che è il messaggio culturale, artistico, figurativo, letterario, musicale. La Corte di Ferrara è una delle capitali, assieme a Firenze naturalmente, dell'Umanesimo e del Rinascimento italiano. E qui siamo proprio al confine tra l'Umanesimo e il Rinascimento, nella seconda metà del Quattrocento, quando Matteo Maria Boiardo svolge il suo ruolo, un ruolo anche di politico, di amministratore, ma soprattutto di intellettuale, alla corte di quegli estensi che agli intellettuali tengono moltissimo. E allora ecco che nel centro della cultura italiana, nel centro dell'area laddove fiorisce la sensibilità umanistica, la grande passione del pubblico è per la letteratura cavalleresca. E Matteo Maria Boiardo, che è impegnato con missioni politiche negli anni 70, perché è un cortigiano degli estensi, un uomo di corte, quindi diplomatico degli estensi, governatore di Modena e di Reggio, e proprio alla discesa di Carlo VIII in Italia nel 1494 probabilmente sente la forte pressione di questo suo ruolo, ed è proprio in questo contesto, come suggeriscono alcuni storici, che lui ha una tensione e una difficoltà particolare che lo porta poi alla malattia che lo farà morire. Un Matteo Maria Boiardo che vive anche un altro dramma, quello della morte del figlio, un bambino di 2 anni che ha perduto. Lui ha sposato Taddea Gonzaga, e in questo contesto di questo matrimonio è nato questo bambino al quale lui era molto affezionato. Si può credere qual è il dolore del padre di fronte a questa scomparsa. Un Boiardo quindi colpito da molti avvenimenti, ma al di là di queste note biografiche che sono pur necessarie per fare un quadro dell'autore, andiamo a vedere quali sono le sue opere più significative. Amorum Liber Tres, i 3 libri dell'amore, sono il primo passo che noi vogliamo suggerire. È un libro importante questo, perché risente della sua cultura umanistica e della sua sensibilità latina. L'amore interpretato come nel primo libro, perché sono 3 i libri di cui si parla, l'amore interpretato come gioia dell'uomo che ama e dell'amore ricambiato, e quindi la gioia, il momento della felicità di sentire questa implosione di questo sentimento. Il secondo libro invece parla del dolore, della delusione, forse c'è un tradimento, forse c'è un'incomprensione. Il terzo libro parla del rimpianto e anche del pentimento per questo amore che non sembra essere stato un amore giusto davanti a Dio. E c'è anche una preghiera rivolta a Dio con la quale Matteo Maria Boiardo si dice pentito. Di questo amore per chi? Probabilmente per Antonia Caprara, una donna che lui ha conosciuto nella corte degli estensi, o comunque in luoghi che lui ha frequentato. E il modello di questa letteratura è un modello assolutamente petrarchesco, tant'è vero che il motivo della gioia dell'amore, ma il motivo dell'amore deluso, non corrisposto, e allo stesso tempo il motivo rimpianto, sono 3 motivi che si collegano con quello della richiesta di perdono a Dio per la non giustizia,
l'immediatezza di questo atto amoroso sono un atteggiamento letterario che ha avuto già il Petrarca nel Canzoniere. Quindi c'è anche questo modello petrarchesco nella, nell'opera di cui si parla. Ma l'opera per la quale Matteo Maria Boiardo è stato maggiormente conosciuto e apprezzato sul piano della critica, sul piano soprattutto dell'incontro con questi cortigiani golosi, uso questo termine, di letteratura cavalleresca, è stato l'Orlando innamorato. L'Orlando innamorato che si, anche questo si muove attraverso una struttura di tre libri. Il primo e il secondo sono stati completati, il terzo invece non è completato proprio perché subentra la morte dell'autore. Un testo in cui si deve fare attenzione allo stile, perché ci sono la lingua fiorentina delle persone colte, ma c'è anche la mescolanza con altre parlate, la parlata padana per esempio, l'area dell'Italia settentrionale dove non si parla ancora l'italiano, ci sono poi frequenti latinismi, c'è un intreccio mirabile di questi tre elementi linguistici. Uno sperimentalismo metrico, inoltre, così ne parla lo studioso Giorgio Barberi Squarotti, uno sperimentalismo, un tentare di trovare delle strade nuove nel territorio della comunicazione sostanzialmente. E ci troviamo di fronte quindi a un'opera capolavoro che è stata fortemente apprezzata da questo pubblico curioso di sentire poemi cavallereschi, perché ci troviamo di fronte a un poema cavalleresco. Cavalleresco in che senso? Nel senso che ci sono anche qui coniugati due motivi. Il motivo centrale dell'opera cavalleresca è il motivo del paladino che svolge la sua azione con vigore, difensore della fede cristiana, defensor fidei, il difensore della fede cristiana che combatte i mori, che sono i nemici della patria, che sono i nemici della religione cristiana. E il secondo motivo invece è quello che lega Ariosto, Boiardo, Tasso e la chanson de Roland du Tourol tra di loro. Queste tre opere, queste tre opere, quando parlo di Gerusalemme liberata e parlo di Tasso, quando parlo di Ariosto e parlo dell'Orlando furioso, che sarà la continuazione dell'innamorato, e parlo dell'Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo, parlo di tre opere che si collegano a una quarta, che è la chanson de Roland, che è nata in ambiente carolingio. E anche qui appunto convive il motivo, anche nelle altre due opere, quelle di Ariosto e quelle di Tasso, convive il motivo della scelta dell'eroe che combatte per la patria, ma allo stesso tempo il motivo amoroso. Il motivo amoroso che non compariva nell'Orlando, nella chanson de Rohan, nell'Orlando del Tourol, ma che compare qui nei cantari italiani. E quindi il motivo amoroso. Tant'è vero che la storia, per grandi linee, richiama l'amore di Orlando per Angelica. Orlando ama Angelica, Angelica è una donna speciale, che è la figlia del principe del Catai, è giunta proprio per portare inganni e per seminare discordia nel campo cristiano di Carlo Magno. Però due paladini, Orlando e Rinaldo, si innamorano di lei. E allora Angelica, ecco che è un elemento di rottura di quell'equilibrio che vorrebbe che il paladino facesse il suo lavoro, ovvero fosse l'eroe di Carlo. Il ruolo del paladino è quello di essere l'eroe di Carlo, essere uomo di guerra. Il paladino non ha tempo per innamorarsi, ma qui il tempo per innamorarsi c'è, e quindi questa costruzione del messaggio eroico, dell'eroe che combatte per la patria, con il messaggio amoroso, è la guida di tutto questo, di tutta quest'opera,
che richiama appunto il ciclo bretone e il ciclo carolingio in questo senso. Carolingio, ciclo carolingio, la poetica dell'eroe, il ciclo bretone, la poetica amorosa. Ci sono anche dei motivi encomiastici, ci sono anche dei motivi di avventura e la mescolanza con questi motivi aggiunge poi altri elementi. L'elemento meraviglioso, l'elemento della magia, l'elemento dell'onore, perché il paladino Orlando, nonostante sia uomo d'amore, è comunque uomo d'onore.